I ragazzi avevano quella voglia di portare a casa il risultato e forse ci siamo sfogati oggi nel primo tempo, peccato per l'espulsione di Gustavo fine primo tempo, perché ha condizionato forse tutto il secondo tempo, anche se il secondo tempo penso che ha fatto gli ultimi 10 minuti forse per una stanchezza che ci poteva stare, la squadra si è abbassata. Sì, ecco, però una partita che è rimasta sempre viva, però il Padova non ha mai abbassato la guardia, ha sempre cercato comunque di tenere su, anche se si era 3 gol avanti, 4 gol avanti, no? È quello che ci siamo detti, cioè di non indietreggiare, no? Di fare in modo di guardare sempre avanti e proporsi. E, anche perché il secondo tempo credo che Mazzocco ha avuto 2 o 3 possibilità per poter arrotondare il punteggio. E direi comunque complimenti ai ragazzi, un'ottima prestazione, guardiamo avanti. Tornato al 4-2-3-1 e ha schierato un po' a sorpresa Peri, dopo che in settimana aveva provato sia la coppia Ferretti-Tiboni sia Ferretti-Pittarello, no? E invece oggi dal primo minuto si è sentito di buttare dentro a Peri, no? Lei dice sempre che è nella notte tra sabato e domenica che nasce il bimbo. Cos'è che le ha ispirato questa scelta, peraltro azzeccata, perché ha giocato anche bene? Ma no, credo che guardando all'interno del gruppo un allenatore debba dare le giuste occasioni a chi le merita, e credo che a Peri con il passare del tempo, nelle ultime settimane, si sia meritata la famosa maglia bianca scudata da Milano. Ecco, cosa ha detto a Ferretti in spogliatoio tra 3 secondi? Ma no, era un po' rammaricato, perché giustamente è un leone, lui non vuole mai lasciare la squadra, però sono cose che succedono, quindi c'è dispiacere, ma allo stesso tempo il fatto di venir meno oggi sicuramente un po' ha condizionato un po' gli altri 10. Però direi che la partita alla fine l'abbiamo portata a casa. Volevamo la reazione, tra virgolette, perché un campionato e un cammino del genere, come dicevo, non è da tutti. Quindi non abbiamo fatto niente, allo stesso tempo guardiamo avanti. Il primo tempo di oggi è il tipo di reazione che ti aspettavi? No, volevamo essere in partita per tutti i 90 minuti. È chiaro che credo che il primo tempo, sotto l'aspetto che possa essere di fama di andare a fare gol, penso che c'era soltanto una squadra. Mi è sembrato comunque che ci abbiate messo qualche minuto a prendere le misure anche al campo, abbiamo visto soprattutto all'inizio facevate proprio fatica per le condizioni del terreno di gioco. Beh, sicuramente le condizioni non hanno aiutato, è ovvio che ci sono gli avversari, un pochettino c'è l'impatto iniziale. Però venissero tutti questi primi tempi ci metterei la firma. Senti, a Drotti mancano Rulo e Dionisi, sì. Però oggi hai anche la riprova che c'hai delle pedine, delle alternative che funzionano. Adesso a parte Aperi il discorso si potrebbe riproporre anche per il discorso di Cosetto, che ormai è diventato un punto fermo di questa squadra, dovunque tu lo schieri fa delle cose straordinarie. Thomasen bene, cioè voglio dire, hai comunque delle alternative per. E sono loro a darmi la possibilità di metterli in campo e di contare su di loro. Io credo che noi non dobbiamo essere 11, dobbiamo essere 25, 26 quelli che siamo, e tutti devono fare in modo di guadagnarsi il posto. Poi il campo farà in modo di giudicare e di dare continuità a chi mette.